abbiamo sfornato la nostra torta di castagne, andiamo a sformarla, andiamo quindi anche a decorarla. Disponiamo la nostra torta nel centro, spolverarla con una pioggia di zucchero a velo da pasticceria. Abbiamo sciolto del cioccolato e fatto una ganache con la quale creeremo dei motivi decorativi. Peliamo della scorza d'arancia e ne facciamo dei riccioli piuttosto lunghi. Prendiamo dei marron glacé, mettiamo qualche lampone in maniera da contrastare sia come colore che come freschezza di gusto. Un ciuffettino di menta qua e là. E tutto intorno al piatto un po' di scorza d'arancia ed ecco la nostra torta soffice di castagne pronta per essere gustata.